Ciao a tutti, sono Roberto Palazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Scacchistica Italiana. In questo video continuiamo la scalata con l'account Scacchista Matto Guida per raggiungere punteggi sempre più elevati. Se vi siete persi i video precedenti di questa guida, ve li metto qui sopra, così potete andare a vedere. Siamo arrivati ai 1491, giochiamo E4, quindi cambiamo sempre l'apertura in modo tale da vedere sempre aperture diverse. E4, E5, cavallo F3, cavallo C6. Cosa giochiamo? Spagnola o italiana? Vabbè dai, giochiamo una spagnola. Apertura conosciutissima, una forse delle più famose. Giochiamo alfiere A4. Qual è l'idea di questa apertura? Quella di minacciare il cavallo che è a difesa del peone E5. Però non lo voglio mangiare perché comunque dopo il peone A4 verrebbe ripreso. Quindi gioco la principale con l'idea di arroccare subito. Quindi come vedete, ho cambiato immediatamente lo sviluppo, ho nel lato dei re, ho sviluppato il cavallo, l'alfiere, ho arroccato e quindi ora posso procedere a occupare il centro, controllarlo in maniera energica con C3 e D4 e completare lo sviluppo. Poi sarà anche interessante fare torre 1 per minacciare per difendere il peone 4. D6, qui chiaramente potrebbe darmi fastidio alfiere G4. Quindi sto pensando all'eventuale H3. Però dopo H3 forse il peone E4, sì, senza forse potrebbe essere mangiato. Ci potrebbe essere poi D4, peone per, collo per, alfiere D7, però probabilmente la mossa migliore è torre 1 con l'idea di difendere il peone in E4. E allora facciamo torre 1. Alfiere G4, ah ok, non fa alfiere G4, allora io direi di evitarla, tanto poi D4 non scappa, quindi poi faremo D4 e otterremo una posizione abbastanza buona. A me piace la posizione del bianco. Quale sarà poi l'idea? Chiaramente se vengono cambiati i pedoni ottengo un ottimo centro e quindi potrei benissimo fare per esempio alfiere C2, poi donna D3, quindi minacciare qualcosa verso l'arrocco nemico. Cavallo A5 non penso sia corretta, è semplice il motivo. I pezzi vanno portati verso il centro, quindi un cavallo al lato fa ben poco. Vabbè, io procederei col mio piano, quindi D4, occupo il centro, libero la diagonale per l'alfiere e poi chiaramente dovrò completare lo sviluppo, però non c'è fretta. B5, posso andare in C2, d'altronde l'avevo detto prima, era già una mia idea, quella di fare alfiere C2 e poi donna D3 con l'idea di muovere il peone in E4, ritorna in C6 e allora capiamo subito che questa mossa di cavallo è assolutamente sbagliata. Ha perso due tempi, me li ha regalati. Ok, volevo togliere la freccia. Ok, ora cosa possiamo fare? Cambiare i pedoni in realtà non mi piace tantissimo. Vorrei tanto aprire le linee. Però non c'è modo per obbligare il nero a mangiarmi. Stavo pensando al alfiere G5, potrebbe essere interessante. Oppure gioco un po' col cavallo che è ancora a casa. Quindi cavallo D2, cavallo F1, cavallo G3, magari poi per andare in F5. E questa manovra potrebbe essere interessante. Che alfiere G5, H6, alfiere H4. Dai, la allora, facciamo cavallo D2, mi piace di più. Quindi la mia idea è portare questo cavallo verso i lati di re e magari in futuro costruire qualcosa di interessante. Anche occupare la casa F5 mi piacerebbe. Torre 8, cavallo F1, procediamo col nostro piano. Tanto non ci sono minacce, quindi qui si è creata una partita molto posizionale, però può essere interessante. G6 comunque è una debolezza, perché come vedete il mio alfiere Camposcuro potrebbe creare minacce. È vero che evita che il mio cavallo vada in F5 o in H5, però si è indebolito. Quindi sto pensando anche alfiere G5 potrei fare. Attenzione che anche la diagonale B3 F7 è debole, quindi un eventuale alfiere B3 e poi cavallo G5 potrebbe essere interessante. Anche perché qui il mio alfiere è chiuso. Prima non l'ho messo in B3 perché veniva mangiato dal cavallo. Però ora non c'è questa possibilità. E allora potremmo pensare di fare alfiere B3 su cavallo 5, cavallo G5, cavallo per, donna per,
C'è una minaccia, anche se poi magari torre F8 evita un po' tutto. Ma facciamo alfile B3, anche perché cavallo A5 perde un pedone, cadrebbe il pedone D5. Quindi secondo me comunque si mette in difficoltà. Non può fare alfile A6 perché segue D5, tac, forchetta. E allora vediamo come si iniziano a creare le debolezze. Vediamo un poco cosa succede. Però certamente la mossa di pedone è una debolezza. È una debolezza per il nero. Quindi che dobbiamo cercare subito di sfruttare. Cavallo H5. Ok, qual è l'idea? Che evita cavallo G5 perché c'è l'alfiere. Cosa potrei fare però? Sto pensando. Due mosse, o pedone per R o alfiere D5, entrambi mi sembrano interessanti. L'idea di entrambe è quella di attaccare il pedone D5, quindi comunque indebolire il pedone D5. Però forse alfiere D5 mi piace di più. Perché pedone per può anche mangiare di cavallo. Sì, e non succede niente. Alfiere D5 invece cosa fa? Su alfiere B7 potrei mangiare un pedone, volendo. O anche donna B3. Anche donna B3 è interessante. No, scusate, qui. Perché poi il pedone F7 inizia a essere sotto attacco. Sì, alfiere D5 è veramente buona. Inoltre minaccio anche pedone per alfiere D7, ok. E allora qui deve stare molto attento il nero, perché pedone per non può mangiare di cavallo perché è inchiodato. Su pedone per io potrei fare pure cavallo per alfiere per te, donna per no, questa non va. E allora potrei fare o alfiere per C6 e poi cavallo per E5, oppure donna B3. Forse donna B3 mi piace ancora di più. Vediamo un poco. Perché donna B3 attacca il pedone F7. Come lo difende? Torre F8 forse unica. Pedone per, poi cavallo per. Sì, certamente è interessante. Vabbè, dai, facciamola. Anche se con cavallo A5, beh, alfiere per e poi donna D5. Ah, forse cavallo A5 riesce a liberarsi. Devo giocare un po' più veloce. Vabbè, donna B3, B3 ci piace, facciamola e poi vediamo. Inizia a essere a corto di tempo. Sto pensando cavallo A5, alfiere per e via. Donna D5 e C6, forse con cavallo A5 un po' si salva, in effetti. Vediamo un po'. Perché vorrei cambiare, cioè mangiare questo pedone. Ok, allora direi di mangiare questo pedone senza farsi cambiare il pezzo. Sì, dai, alfiere per e mangio il pedone. Quindi andiamo a un pedone di vantaggio. Un pedone di vantaggio e apparentemente non c'è un compenso. C'è anche alfiere H6. Ah, forse alfiere H6 è ancora meglio. Vabbè che fa cavallo G7, però comunque manteneva un'ottima pressione. Quindi questa era pure interessante. Però la posso ancora fare, non mi sfugge. Quindi ho sul pedone per potrei mangiare di cavallo. E poi fare alfiere H6 e poi torre D1. Guardate come i pezzi in pochissime mosse iniziano ad essere tutti attivi e tutti contro i pezzi nemici. Attenzione, D5. D5. Beh, potrei fare torre D1 e il pedone risulta essere inchiodato. Anche se io farei prima alfiere H6 comunque. Così minaccio la torre. Quindi guadagno un tempo. E poi porto questa torre in D1 che è ancora più forte. Così. Ah, attenzione, pedone per. Addirittura. Allora, qui chiaramente il cavallo è minacciato. Beh, però su cavallo D4 io attacco sia l'alfiere che la torre. Come fa? Ah, fa alfiere D5. Fa alfiere D5, in effetti si difende entrambi. Però facciamo prima torre D1. Guardate questa mossa, torre D1, ora gioca più veloce, non vi preoccupate.
Minaccio la regina. Dopo farò cavallo D4 e quindi evito alfile D5. E penso di andare in vantaggio di un pezzo, ma più veloce, perché come fa a difendere l'alfiere la torre? Non può. E quindi un pezzo di vantaggio, anche se ho 20 secondi, non dovrebbe essere un problema per me vincere questa partita. Vediamo. Ah, ma l'alfiere è difeso, niente, ha detto una cavolata allora. Detto proprio una cavolata. Vabbè, ok. E6 è interessante, sì. Allora facciamola. Perché questo cavallo è inchiodato. Quindi su pedone per... Ah, su pedone per c'è alfiere per cavallo. F5. F5. Buono F5 in effetti. Ho solo 10 secondi. Mannaggia, è riuscito in qualche modo a difendersi. Pazzesco. Vediamo se riusciamo a attaccare. Ah, però fa alfiere F6. Fa alfiere F6, in effetti non c'è nulla. Peccato. Pedone per, alfiere per, possiamo mangiare pedone C7. Ah, questo potrebbe essere interessante. Comunque è un pedoncino che mi mangio. Donna per C7. Faccio un po' di pressione sul cavallo, però il pedone 6 ora cade. Nel frattempo sto un po' recuperando tempo, perché essendoci in incremento. Regina D6. Devo stare attento a torre D8, però non mi sembra ci siano problemi. Vediamo un poco. Donna E5. Attenzione, minaccio matto, però vabbè, farà alfiere F6. Posso fare poi donna D5 e minaccio lo scacco di scoperta. Sono un po' di minacce. Ah, potevo mangiare anche... Allora, vabbè, scacco, no. Ok, mangio qua. Sì, direi che mangiare il cavallo è la mossa più corretta. Può fare torre per... Sì, sicuramente mi farà torre per... Come siamo andati? Non ci ho capito granché. Ok, siamo pari. Siamo ancora pari. Ma così lo scacco. Ok, allora, ha sbagliato. Bene. E ora sono in netto vantaggio. Alfiere per scacco. E niente, qui abbiamo vinto. E7 scacco. Torre A7. Bene. Come al mio solito, mi riduco in corto di tempo. Però dai, alla fine l'importante è vincere. Ah dai, siamo andati pure un minuto, quindi abbiamo tutto il tempo per commentare. Quindi, ovviamente questo finale ora con un cavolo di vantaggio non ho difficoltà a vincere. Quindi, morale... che l'attacco era buono. L'attacco è stato assolutamente buono. Semplicemente, magari, sicuramente c'era qualche mossa più precisa che mi avrebbe permesso anche di portare a termine l'attacco in maniera... più proficua già prima, quindi magari non dico matto, ma con qualche vantaggio. Comunque, abbiamo superato i 1500, molto bene, quindi ci indirizziamo verso almeno i 2000 dobbiamo raggiungere. E allora vi invito a iscrivervi al canale YouTube e cliccare nel video che vi metto qui in alto. Alla prossima, ciao!